nazionali ti libera come presidio, ma prima ancora ti libera anche altre associazioni e movimenti sono occupati di questo. E mi fa anche piacere che stasera venga fuori una proposta alternativa di utilizzo di quel campo, perché in una trasmissione pubblica di qualche settimana fa un consigliere comunale in sintonia anche con l'assessore Baralfa avevano pensato, e l'hanno detto anche nella delibera dell'anno scorso, del 14 febbraio 2014, fare in quel campo la sede della polizia. Insomma, a me era sembrato subito una vera pazzia, perché non mi immagino una caserma in piena campagna con i tratturi per arrivarci e con le servitù di passaggio che ci sono. Dovevamo forse rifare il piano regolatore e avere investimenti, non so, da... Invece mi sembrava che qualche anno fa il presidio di Libera aveva pensato bene di, anche con l'aiuto delle associazioni che avevano firmato quel documento inviato anche all'ex sindaco senatore Azzollini, di 11 associazioni e movimenti, che proponevano addirittura di affidarlo direttamente agli scout, perché noi sappiamo che gli scout hanno bisogno, utilizzano spesso i campi per fare, diciamo, le loro attività, e quindi dando a loro l'utilizzo di quel campo, che aveva tutte le caratteristiche, insomma, per fare questa attività, poi lo mettesse a disposizione della cittadinanza, dando appuntamento 2, 3, 4, 5 volte, diciamo, all'anno, per ritrovarsi anche in un ambiente simile a quello che voi avete ricostruito. Sarebbe stata una cosa bella, perché anche la proposta della delibera del 24, tra l'altro vi prego di correggere la delibera, perché 24/4/2014, avete sbagliato la data e quindi è stata pubblicata in maniera errata, sembra quasi una delibera dell'anno scorso. Anche questo discorso dell'ortoparco, se non ci si spiega bene che cosa sia, io non posso dire è bello o non è bello, però se ortoparco vuol dire anche affidare gli scout la cura di quel bene con l'apertura per determinate attività all'aria aperta per i cittadini, ben venga. L'ultima cosa che voglio dire anche, rispetto anche a quello che è scritto in questa famosa delibera 95 di venerdì scorso, è quella delle targhette da porre davanti ai beni. Beh, io credo che questo sia una cosa importantissima, e nel lontano 2007, come quando il presidio ancora non esisteva, avevo fatto questa proposta al senatore in maniera provocatoria, dicendo anche che anche 20 metri quadri, anche una stanza di 10 metri quadri con la targhetta fuori, fosse un messaggio molto forte per la città, specialmente per questa città, e far capire che quel bene è di proprietà ormai della collettività, sequestrata a un malavitoso. Non mi sta bene però il fatto che le targhette debbano essere messe, almeno la delibera parla solo dei tre beni o addirittura solo del campo del contrada Messer Mauro. Invece le targhette vanno messe anche davanti alle case abitate dalle famiglie attualmente di disagio, perché questa cosa non è chiara, anche perché una persona che attualmente abita in quella casa nel 2012 mi ha fatto pervenire sulla posta elettronica del sito del liberatorio, che aveva firmato lo stesso documento e messo in rete con i nomi dei civici, di chi abitava dentro, di non essere mescolato alla criminalità. Dava fastidio questo fatto. Beh, scusate, intanto il disagio abitativo non è un elemento che ha a che fare con la privacy, perché io vi lascio immaginare una graduatoria di case popolari con le persone anonime. Io come faccio a controllare se quello ha i requisiti oltre a quelli che devono fare per legge? Però qualche darsi io scoprissi, insomma, che c'è una persona che ha una seconda vita, no? Come quei signori a cui hanno sequestrato questi giorni 4 milioni di euro per i loro beni.
Quindi il fatto che un cittadino abbia un disagio abitativo e abita in un bene confiscato non deve vergognarsi ad abitarci, anzi, avere 100 metri quadri in una casa popolare, io ci abiterei e ci metterei giù accanto al mio nome, Matteo Tigeo, questo bene sta sequestrato a Fiore Alfredo. Va bene, qual è? Prego. Sì, ma Maria, e noi non dobbiamo continuare ad aver paura del quartiere, se no la battaglia l'abbiamo. No, dico, è un problema. E vabbè, allora, questa cosa la dobbiamo. Perché anche a Parivecchio, Parivecchia, scusate, abbiamo queste situazioni, ma ci sono le targhe accanto anche il presidio di Libera, accanto alla casa di Michele Fazio, e un bene sequestrato e confiscato a chi abita di fronte alla casa. Scusate, scusate, non siamo d'accordo. Vabbè, questa è la mia posizione, poi dopo diciamo. No, è scritto nella delega, non si capisce bene, è scritto solo del vabbè, io sono contento se da interpretare la delibera come tante altre cose sono scritte, però ecco, io la riflessione che ho fatto è questa, cioè interpretando la delibera vorrei che fosse chiaro che la targhetta fosse apposta a tutti i beni e speriamo Vincenzo, la delibera non dice questo, io sto dicendo che la delibera deve dire questo. Allora, io credo che insomma, questo sia importante e che i futuri beni sequestrati alla stessa persona diventino anche confische e quindi avremo un bar anche a Molfetta, come il Gasperini di Bari, da poter gestire in maniera, insomma, alternativa all'ex Moulin Rouge, lo faremo diventare il Gelato Rouge, insomma. Ok, grazie. Grazie.